io pretendo che questo canale si diventi bilingue. Ok? Non so come lo farò, però ho questa pretensione, questa cosa, questa idea, ok? E quindi all'inizio di ogni stream farò partire un cronometro che scandirà, come si dice? Devi scandurre, come diceva, devi scandurre. Questo orologio che scandisce appunto, che conterà 20 minuti, ogni 20 minuti cambiamo di lingua. Io intanto mi scuso già in anticipo perché se sotto sentite un rumore molesto, si sente veramente poco, spero, perché io dalla prova audio che faccio qui mi sembra si senta veramente poco. Comunque se si sente non vi preoccupate, non ho un jet in casa, ma bensì ho un ventilatore dietro perché se non c'è un ricircolo di aria, io arrivo fuori, finisco il mio stream, che sono praticamente una spugna di sudore. È brutto dirlo, però è così. Intanto a tutte quelle persone che sono entrate, benvenuti, benvenute. E andiamo avanti con il nostro programma. Ripeto, questo è un programma che vuole avere questa pretensione di diventare come il primo blog, il blog no, il primo canale stream bilingue, italiano-spagnolo. Come ho detto, faremo partire il cronometro e il cronometro partirà giustamente adesso perché andiamo a fare appunto la nostra bella reazione sulla puntata di mercoledì scorso di It's Live Baby. Riazioniamo e approfondiamo alcuni temi rapidamente. Si può dire, si può Sì, dire anche questo. certo. E poi Sì, allora. l'altra domanda, dopo, se vuoi rispondere dopo, quando uscirà il nuovo album? Ecco qua Matteo ha fatto la domanda appunto sugli Alabastrum. Vediamo cosa risponde Leonardo. Il nuovo album, vi spoilerò un po', bisognerà aspettare perché sono in ricerca di un bassista e anche qui facciamo un bel appello se qualcuno vive in Treviso e zone limitrofe e suona il basso e gli piace il genere degli Alabastrum, che è un progressive metal più o meno, si può definire così, a spizzichi a bocconi, diciamo così. Presentatevi, ci sono tutti i contatti degli Alabastrum. Allora, ti rispondo già alla seconda Seconda. domanda, quando uscirà il secondo album, cioè non lo Non sappiamo, essendo ancora in lavorazione, dobbiamo ancora sapete. decidere, insomma, in base ai tempi, anche perché ci serve questo benedetto bassista, se c'è qualche bassista in ascolto, zona Treviso, L'avevo Montenegro, detto, eccetera, l'avevo si detto. faccia avanti. Ecco, Ecco, ho guardato la webcam così almeno si vede lo bravo, bravo, schermo così si fa, dell'incontro. bravo, bravo. Giusto, personale, personale, giusto. Esatto. Assolutamente, senza nessun tipo di problema. Vai, vai, vai. E invece per risponderti alla prima domanda, praticamente parla di questa persona, non è specificato se sia un lui, una lei, se sia giovane, vecchio, eccetera, no? Insomma, è per lasciare molto più spazio possibile all'immaginazione. Quindi parla di questa persona che all'inizio non si sa bene se si stia addormentando perché preso degli stupefacenti, si è bevuto o se sta ponendo fine alla sua esistenza e cade in questa specie di sogno, in questa specie di esperienza fuori dal corpo attraverso la quale, come dire, comprende, capisce delle cose di sé, per cui dice: ah, ok, probabilmente non è questa la strada, e allora alla fine riesce anche un po' a ritornare in sé e a, come dire, ad avere una seconda chance, ecco, Certo. diciamolo in questo modo. Interessante. Il secondo album si, appunto, ricollega a questa, come si dice, al finale, diciamo, di questo primo album e succedono delle cose, perché, diciamo, cerco di spoilerare il meno possibile, così almeno, Giusto, almeno non dico troppo. giusto, giusto.
Quindi si ricollega appunto alla fine del primo album, in cui prima ha lavorato su una parte, diciamo, spirituale, diciamo, e mo adesso bisogna darsi da fare sul piano materiale, in un certo senso. Infatti questo è il riassunto di quello che è l'EP che abbiamo sentito prima. Più che altro abbiamo sentito solo una traccia, la traccia di Déjà Vu, e come avete avuto modo di ascoltare, non è per niente male, seguiteli senza nessun tipo di timore. E questa è stata la spiegazione appunto del senso, no? dell'EP, concept EP, diciamo così, e quindi i nostri carissimi Alabastrum poi dopo continueranno questa storia attraverso il nuovo disco, e siamo tutti ben curiosi di sapere come sarà questo nuovo disco, adesso che noi l'abbiamo conosciuti, abbiamo proprio voglia di ascoltare, di vedere e di capire come sarà il loro nuovo disco, appunto perché la storia è interessante, insomma, questo personaggio che riesce appunto a tirare un po' le fila della sua esistenza attraverso un'esperienza fuori dal suo corpo, un'esperienza mistica, un'esperienza spirituale, e ovviamente sono quelle esperienze che ti danno la classica, che ti donano la classica epifania, no? E ti danno questa luccicanza e questa luce sulla tua esistenza. Vabbè, queste sono cose mistiche, e poi dopo andremo a vedere come il personaggio nel prossimo album o nel prossimo EP o nei prossimi progetti degli Alabastrum come risolverà questa cosa a livello materiale, perché ovviamente prima bisogna stare belli belli freschi freschi sul discorso spirituale e poi arrivare al materiale. Il seguente passaggio che volevo sottolineare era appunto un discorso, siccome il nostro amico Leonardo è anche un maestro di canto, insegna canto, io gli avevo fatto una domanda appunto per capire quali sono le difficoltà e quali sono le cose, un po' il suo metodo di insegnamento, no? Un po' il suo modo di vedere le cose. Quindi ascoltiamo appunto che cosa diceva. Le prime difficoltà magari possono essere quelle di capire un po' di cosa ha bisogno l'allievo, di cosa ha bisogno la persona che un insegnante si trova davanti, perché dipende anche, ti dico per esperienza personale, dipende dall'età, quindi se è un bambino magari viene perché vuole divertirsi semplicemente, no? Perché gli piace cantare, o magari i genitori gli dicono: ah, ti piace cantare, allora perché non provi a fare lezioni di canto, no? E quindi magari con i bambini la cosa difficile all'inizio è uscire un po' dal ruolo dell'insegnante e connettersi un po' con la parte del bambino che abbiamo tutti quanti, no? E quindi far capire al bambino, in questo caso, che sì, ok, stiamo cantando, stiamo facendo degli esercizi, ma cantare alla fine è una cosa, è un gioco. Come tante cose, no? L'arte alla fine è un giocare con tante cose. Invece con gli adulti, con gli adolescenti, magari allora lì fai delle cose un pochino più tecniche, perché lì all'inizio bisogna fargli capire: sì, ok, vieni perché ti piace cantare, però dobbiamo effettivamente fare un certo tipo di lavoro, perché comunque la voce fino a più o meno 40 anni cambia, in un certo senso, no? Quindi è in continua evoluzione, quindi con i bambini, con i ragazzi più giovani, si fa principalmente un lavoro di salvaguardia della voce, si cerca di dare una mano per far sì che crescano anche con la loro voce. Con gli adulti invece la cosa difficile è, come dire, fargli capire che è un gioco. Ecco, la cosa contraria è quello che si dovrebbe fare con i ragazzini, no? Perché gli adulti arrivano, magari la prima cosa che gli faccio fare è fare un respiro profondo. Buonasera Crobo, buonasera, benvenuto. Come stiamo? Come stiamo?
Tutto a posto, tutto bene, caldo, no? Fa caldo lì. Dai, che poi dopo parliamo un attimo. Intanto volevo finire questo discorso di Leonardo. In tanti non sanno, o respirano poco, o rimangono in apnea per una giornata intera, o non sanno come respirare, no? Perché non è una cosa che ti insegnano a scuola. Come respiro? Boh. E quindi dici anche che cos'è il diaframma, per dire. È una cosa che c'è qua. Sì, ok, però andiamo un attimo a capire come sei fatto, no? E allora da lì dici, respira. E già lì per un adulto è difficile a volte respirare, perché si trovano magari con l'ansia di dover fare bene le cose, che devono essere bravi perché devono magari dimostrare qualcosa, no? E quindi la cosa difficile da insegnare a un adulto è rilassarsi, di divertirsi, di prenderla come un gioco, anche se è una lezione di canto, però insomma, io come dico sempre, stai cantando, non stai operando di appendicite qualcuno. Quindi prendiamola proprio Con come quello filosofia, che con certo, è. chiaro, Sì. cantare Che a tra cuor l'altro, leggero. esatto, cuor leggero, no? Ecco, appunto qua è il Leonardo ci stava appunto spiegando il suo approccio di come spiega e come aiuta, diciamo, i suoi allievi. E appunto è stato interessante questo discorso perché ci ha spiegato proprio che il suo approccio, poi dopo anche andrà nello specifico più avanti, ma vi lascio il link della puntata se lo volete vedere. Nel chat, intanto salutiamo Crovo che è qui con noi come sempre. Mi piace il tempo così, ma mi fanno venire mal di testa questi sbalzi di temperatura. Guarda, è vero, anche a me questi sbalzi di temperatura mi stanno dando come gli sbalzi di microfono, mi stanno dando piuttosto noia. Più che altro io soffro la schiena. Quando ci sono gli sbalzi di temperatura mi viene il colpo della strega e sono praticamente un palo con due gambe che va avanti. Sono un po' come Batman del film di Tim Burton, no? Che mi giro così e sembro un robottino. Quindi ecco, non è la. È anche un malvedere, no? È qualcosa che non consiglio vedere per chi mi conosce. Comunque, niente, stavamo appunto dicendo che Leonardo stava appunto spiegando questo approccio. Ogni bambino, ogni diciamo profilo di allievo, bambino, adolescente, adulto, bisogna seguirlo in un determinato modo. E poi anche nella puntata, nello specifico, dirà appunto che ha un approccio olistico. Quindi significa che prende l'allievo, lo segue a livello totale per farlo poi cantare con tranquillità. Io volevo, visto che quasi quasi ci siamo, ascoltare l'ultima canzone, così anche Crobo li sente, li ascolta insieme a noi, degli Alabastrum. Spero che questo genere Crobo ti piaccia. E niente, andiamo ad ascoltarli. Yeah.
Kikorocci, benvenuto Kikorocci, grazie. Pazzisco, questo pezzo è fantastico. Gli assoli di tastiere e di chitarra che si alternano sono bellissimi. C'è un dialogo tra le voci incredibile. Questo cambio di ritmo è impressionante. Poi è un po' anni 80, quel classico rock, glam rock al tempo.
Fantastico, fantastico. A me questo EP l'ho ascoltato e mi è piaciuto tantissimo. In più, tra l'altro, voglio dire, anche la copertina dell'EP, come potete vedere da qua, è impressionante. È totalmente astratta, è una nebulosa totalmente astratta, però ci potete vedere qualsiasi cosa. Io adesso ci vedo un samurai, qualcun altro ci vede un cane, io ci ho visto anche un leone, una testa d'aquila. Poi dopo vi potete sbizzarrire, non so cosa vedete voi, se volete scriverlo in chat, così almeno vediamo un po' la fantasia di tutti voi. Se volete lo metto un po' più grande, così lo potete vedere, eccolo qua, fantastico. Anche l'idea della copertina è bellissima. Leonardo, se ci sei ancora in chat, io ti chiedo, fammi aprire sempre con Déjà Vu i miei stream del fine settimana, per piacere, dai, dammi permesso, perché Déjà Vu è veramente una grande musica, una grande canzone da apertura stream, totalmente. Totalmente, ho aperto con Déjà Vu stasera e mi ha dato una carica allucinante. Lasciamo perdere, sto bevendo un po' di caffè perché ho finito di cenare e quindi quando uno, soprattutto un italiano, quando cena abbondantemente, un caffettino se lo fa. Grazie Leonardo e benvenuto. Spero che possa poi dopo partecipare agli stream miei quando vuoi, quando puoi. Io sono sempre qua a cercare di intrattenere la gente e di fare del mio meglio, visto che comunque siamo qui a parlare di certe cose. Il nostro cronometro intanto è andato a farsi fottere perché ho fatto proprio letteralmente, non mi, no, 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 lo dico le cose come stanno. Il cronometro è andato a farsi fottere perché si vede che nello scrivere qualcosa ho fatto un codice. Devo sulla tastiera e mi è andato a tomar por culo, come si dice in Spagna. E quindi abbiamo un po' la scaletta delle lingue un po' sballata, ma non ci preoccupiamoci, tanto abbiamo ancora 10 minuti in italiano. Ho l'orologio virtuale, ecco, vedi che sì, senza volerlo, l'ho rotto. Siamo a 10 minuti e 16 secondi, 17, 18, 19, 20, 21. E vabbè, visto che non ho possibilità di prendere l'altra parte, continuiamo con l'italiano e aspettiamo che finisca l'italiano. Faccio 10 secondi, faccio 10 minuti di stream in silenzio? Oh, approfittiamo, dai. Approfittiamo? Ma sì, dai. Ma volete ascoltare un'altra delle. Perché qua ce ne sono. Ad esempio, Déjà Vu l'abbiamo già messa, ma possiamo mettere ad esempio, possiamo mettere My Own Reflection. Vi andrebbe ascoltare un'altra degli Alabastrum? Se mi dite di sì, di no, in silenzio? Vabbè, facciamo in silenzio, dai. Ascoltiamo un'altra di Alabastro. Leonardo, tu sei di parte, però eccolo qua. Cromo, grazie mille, Cromo. Bene, perfetto. Ascoltiamo un'altra di Alabastro perché ci dà giusto, giusto il tempo. Dai.
Theater, no? Però si apprezza, si apprezza.
po' di TFM, eh. Incredibile, incredibile, incredibile. Mi piace tantissimo, mi piace veramente tanto. Oh, bravi ragazzi, vi faccio i complimenti. Perfetto, allora ufficiale Leonardo, déjà vu come sigla d'inizio per tutti i miei, per tutti i miei, le mie live del fine settimana. Bello, bello. Anche perché ovviamente è perfetto, déjà vu, cioè ogni fine settimana c'è il mio live e quindi è sempre un déjà vu, è fantastico, fantastico. Complimenti, complimenti. Complimenti, vedo che anche il chat, o la chat in spagnolo, non so se dice la chat. Sembra fatto apposta, non lo è tutta una pura coincidenza e invenzione della mia mente malata, però è così, secondo me è così. Vedo comunque la chat apprezza la musica che mettiamo qua e quindi un grande applauso a Scrosci a cascata per para los para esa banda nueva que hemos conocido que son los Alabastrum. Chicos y chicas del chat. Ahora entiendes, Leonardo, lo que entendía yo. Cuando hay ese sibildo, se cambia.